potete vedere qua, amici, è veramente tutto pieno di vini, dagli scaffali a terra, una roba incredibile, damigiane. La cosa particolare che non avevo mai visto era usare i giornali come tappi. È veramente la prima volta che mi capita, molto molto strana come cosa. Scriveteci se sapete il motivo. Ok. È sempre un po' un dramma cercare di uscire. Anche qua, come potete vedere, una marea di bottiglie. Solo i piatti di chissà quale anno. Eccoci qua nella seconda stanza, anche questa completamente destinata all'immagazzinamento di vini, di bottiglie, comunque in generale. C'è anche un piccolo bagnetto, molto piccolo, ma dove è rimasto un sacco di cose. Ma guardate quanto sono carini questi accessori che tengono ovviamente le luci e questi che tengono questa piccola mensolina. Amici, spesso e volentieri ci dite che le case non sembrano abbandonate perché c'è poca polvere. Qua in questo caso vogliamo farvi proprio vedere che la quantità di polvere ragnatele è tale da poter considerare la casa effettivamente abbandonata. È molto molto bello, è incredibile perché è una casa sulla strada, quindi si nota, oltretutto in centro paese, quindi si vede. È assurdo, cioè entrare dentro e trovare già solo queste stanze con questo bagno è qualcosa di veramente incredibile. Ora ci sposteremo più avanti e andremo a vedere, diciamo, il corpo centrale, la parte della casa che era stata sicuramente più vissuta durante il periodo di uso di questa abitazione. Incredibile, amici, preparatevi perché, come sempre, noi sappiamo molto poco di dove andremo. Allora, come potete sentire, siamo proprio in centro paese perché passano macchine e mezzi. L'ingresso era veramente monumentale, cioè chi entrava qua aveva proprio l'impressione di una casa di grosse dimensioni e soprattutto anche di un livello di ricchezza molto molto evidente. Da fuori si vede che è una bella casa, è incredibile veramente vedere quanto è bella dentro. Questo, amici, è il portone principale, impressionante vedere che c'è ancora la chiave attaccata. Ci vedrete appositamente un po' sfocato perché questo è un documento riguardante la persona che viveva dentro questa casa, una dottoressa, candidata alla prima tornata dei giudizi di idoneità, professore associato per il raggruppamento disciplinare. Proviamo ad aprire e qua c'è tutto, i fogli sono un po' ingialliti, molto sporchi, ma cos'è? Tipo una sorta di presentazione. Sulla carriera didattica, forse tipo un curriculum del 1981. Pensate, incredibile. Abilitazione di idoneità In che anno? nel 58. Nel 58. Sempre nel 58 è nominata assistente volontaria alla cattedra di chimica farmaceutica Ma e pensate. tossicologia dell'università. Ma pensate. Nel 59 è nominata assistente straordinaria alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologia della stessa università. Pensate, una Cioè, super carriera, è tipo un enorme curriculum. sì, io stavo tipo intravedendo Corriere della Sera, ho letto la vasta ripercussione dell'assassinio dell'onorevole Matteotti, amici, praticamente una figura appartenuta agli inizi degli anni 20 nella politica italiana, purtroppo ucciso su commissione dei fascisti e guardate, datato Milano domenica 15 giugno 1924. Ti rendi conto che tra 3 anni, a 100 anni, questo giornale buttato qui per terra è Esattamente. stato pubblicato 100 anni fa? E anno dopo la prima guerra mondiale. Madonna. Questa è storia. Guardate, Pagina intera. zero immagini. Niente Tutto proprio. colori. Sì, proprio tutto completamente scritto nero su bianco.
Incredibile. Probabilmente all'epoca avere le foto non era ancora possibile, o comunque era un processo costosissimo. Quanto costava? Vediamo. 20 Probabilmente centesimi, guarda, guarda, Italia, Colonia, cent prezzi. Questi 20. sono prezzi d'abbonamento, però. Ma pensate, Ragazzi, questo dal è un governo fascista. articolo storico. E a Sì. vedere dai tratteggi sui lati, probabilmente il giornale era una pagina. Era, no, secondo me era proprio incorniciato questo. Quante scarpe da donna qua dentro? Vecchissimo. Guarda! Guarda che roba! Queste Bellissimo. scarpe vecchissime, Mamma ragazzi! mia, guarda che roba. Ma non ci credo! Queste sono rimaste intoccate, ragazzi! Bellissime. Intoccate! Anche qua Tutte sotto qua ci sono sotto. delle. Qui, amici, ci sono tutte le scale che portano al secondo piano. Qua dentro c'è tutto il soggiorno che poi, come avete visto prima, porta alla cucina. Prima di andarci, però, vi voglio mostrare questa stanza che prima non vi ho fatto vedere ed è veramente eccezionale. Ecco qua, amici. Guardate che roba. Veramente spettacolare. E guardate qua, mamma mia. Sopra ogni punto di vista. Bellissimo. Wow, aspettate, sfocchiamo solo un pelo, questo per privacy. Guarda quante persone. Madonna, che spettacolo, tipo una festa Tantissime. di classe, Eh ma tipo gli ultimi giorni dell'anno, sai, perché c'è sempre lo sportivo con la maglia del sì. Milan. Quando si gridava è finita. Tipo Mamma mia, ma un era laboratorio bello, didattico. sì. Bellissimo. La lettera sigillata del 1967, sigillata. E Pensate, chissà che cosa c'è dentro. così rimarrà. C'è scritto Esatto. stampe. Quindi il contenuto potrebbero essere delle Boh, stampe. può essere. Altre foto, forse. Il 22/11/67, primo acconto, 1.300.000, probabilmente lire. Nel 68 un acconto di 853.321. Madonna, cioè, ci lasciava giù un bel po' di soldi. Cioè, se sono stampe che sono costate 2 milioni di lire, minimo minimo sono soldi. Bellissimo anche questo cappotto appeso qua dietro il frigo, molto simpatica come cosa. Andiamo amici nell'altra stanza. Eccoci Vogliamo se si apre uno qua. scudo o qualcosa? Bellissimo. Vogliamo se si apre uno scudo o qualcosa? Veramente super bello anche qui. Vogliamo sapere cosa. In questo soggiorno, amici, sembra di essere stati catapultati letteralmente indietro nel tempo. È impressionante, a parte i mobili proprio di pregio, la fattura, fatti proprio veramente molto molto bene. È incredibile. Poi con tutta questa carta da parati veramente sembra anche una cosa un po' più in stampo americano, francese, non te l'aspetteresti in Italia. Molto molto forte come stanza, veramente forte.
qua, come potete vedere, amici, purtroppo c'è già il segno di chi è passato prima di noi e ha deciso di ribaltare tutto quello che c'era dentro queste vetrine. Peccato, peccato davvero. Questa poi è una di quelle cose che a noi alla fine genererà più sofferenza, cioè quello di renderci conto che siamo arrivati tardi e quindi non abbiamo potuto creare una testimonianza del luogo in quello che noi definiamo, insomma, lo stato di grazia, ovvero quando ancora nessun vandalo, nessun ladro o nessun malintenzionato entra dentro la struttura prima di noi. Peccato, perché questa casa deve essere veramente eccezionale. Sopra questo divano, amici, avremmo dovuto trovare due busti, uno qua sopra e uno qua sopra, parecchio grandi, parecchio fatti bene, purtroppo non ci sono più. Quindi potrebbe essere andata in due modi: o i ragazzi li troveranno su perché sono stati spostati da esploratori o altre persone prima del nostro arrivo, oppure purtroppo sono stati rubati. Allora, amici, la cucina, realisticamente parlando, è il punto che più mi impressiona, perché è pieno di ragnatele in ogni centimetro, quindi cercherò di starci il meno possibile. Ok, wow, insomma, sì, anche qui le ragnatele non scherzano, si sono divertiti qui i nostri simpaticissimi amici ragni. E nulla, anche qua è rimasto un po' di tutto, guardate, tra l'altro un profumo di Coco Chanel. Nella cucina ci ho passato più tempo di quanto avrei voluto, qua purtroppo non vedo moltissimo, quindi ci raggiungiamo Jerry al secondo piano. Preparatevi, perché mi ha già detto che ci sono un bel po' di cose molto molto fighe. Ok, amici, ci siamo. Siamo ritornati ufficialmente alla sala d'ingresso, quella principale. Ci siamo. Vediamo. Ah, dai, guidaci tu. Prima questa. Dai, prima questa. Wow. Che bella, ragazzi. A me fanno veramente un sacco impazzire quando appendono i vestiti così. Sì, molto Targaryen. Che bella foto, questa. Sembra una... un evento molto cristiano, sì, una dove chiesa, aprono forse dei pacchi probabilmente regalati alla chiesa. Può essere una specie di opera di beneficenza. Bellissimo. Questo è lo stesso evento ripreso dall'altra parte, in una specie di fotografia notturna, quindi con solo le candele accese. Mamma mia, fantastico, molto bella. Figo. Vediamo, amici, strano. Tra l'altro tutti i vestiti sono rimasti appesi. Sì, è sbagliato. Veramente spettacolari. Un po' odio camminare sui vestiti abbandonati, ma volevo vedere queste due foto che sono eccezionali, più questa qua dietro, dai. Wow. Ma che bella che è questa. Questa è bellissima. Il calendario è datato 1982, 40 anni fa, 40 anni, amici,
Questo è quello che succede a una stanza dopo 40 anni di abbandono e purtroppo vandali. Radiografia della cassa toracica. Sì? Sì. Mamma mia. No, colonna Colonna vertebrale. vertebrale questa, sì. Gè, aspetto te e andiamo nella prossima stanza. Nella prossima, Vai. sì, tieni i cappelli perché Addirittura. questa merita tanto. Vediamo. Tocca a ferro allora. Eh Madonna. sì. Madonna. Mi sembra di essere tornati a Targaryen, ragazzi. Madonna. Guarda che ritratto Ma bello. è bellissima. Wow. Era tipo quello che rimane di un passeggino? Sì, Di un ferro? telaio Sì, esatto, il telaio di un praticamente. passeggino. Un telaio, Ma è un bellissima sta cornicetto, però. stanza. È C'è un sacco veramente di roba, superba, c'è ma guarda veramente un le sacco di roba foto. storica, un sacco di foto, un sacco di lettere, documenti.